Parliamo di Mercatone 1, della situazione degli ex dipendenti. Intanto in quanti sono stati licenziati? Allora, tutto il perimetro comprendeva circa 3.000 lavoratori, solo 2.000 sono stati comunque assorbiti, una parte da Sharon, che purtroppo poi insomma, sta vivendo le vicende, no, che ben conosciamo, e una parte da parte di Cosmo Globo. Genova è tra i punti vendita, tra i 13 punti vendita dei 68 totali assorbita da Cosmo e in attesa di apertura. Ricordiamo però che non tutti i dipendenti, appunto, anche su Genova sono stati assunti, erano 41 i dipendenti totali, ne sono stati assunti 24, tra l'altro anche con forti riduzioni di orario, perché abbiamo cercato nel perimetro della trattativa di cercare di far rientrare più persone possibili, ma quello che si è ottenuto ha dei regimi orari settimanali un po' inferiori. Quindi da quando è che i dipendenti sono in cassa integrazione con questa paga ridotta a 24 ore? E praticamente a gennaio hanno terminato, hanno smesso di stare all'interno dell'amministrazione straordinaria e sono stati assorbiti in parte da Cosmo e in parte da Sharon. Chi è stato assunto da Cosmo è entrato immediatamente in una cassa integrazione a 0 ore, che durerà un anno, rinnovabile per un altro anno. Questo per consentire all'azienda Cosmo di ristrutturare e ripristinare i vari punti vendita in tutta Italia. Tra l'altro Genova non è tra i primi, infatti allo stato attuale chi passa davanti a Mercatone può ben osservare, sì, il fatto che risulti così quasi abbandonato, è brutto dirlo, no? Ma questa è l'impressione, in quanto la politica di Cosmo è quella di iniziare, come è già avvenuto, a aprire, ripristinare e attivare le aperture nei punti vendita che hanno in affitto, proprio per ammortizzare le spese. Ora, le voci dicono insistentemente di un inizio lavori agosto-settembre. Noi abbiamo avuto un incontro tra l'altro con l'assessore Binacci qua su Genova l'anno scorso. Abbiamo fatto un'ulteriore richiesta di incontro ultimamente, dobbiamo ancora ricevere una risposta per monitorare un po' l'andamento del percorso per quello che riguarda il punto vendita di Genova. Quindi il Comune non si è espresso più di tanto, non vi è stato accanto per questi dipendenti? Cosa è successo? Allora, il Comune noi lo abbiamo assolutamente coinvolto, perché c'è una parte dell'accordo che è importantissimo per noi. Siccome una parte della superficie di Mercatone sarà occupata da Globo, quindi il marchio Globo, il negozio di Cosmo, ma una parte potrà essere affittata a dei partners per aprire dei corner. Una parte importante dell'accordo sindacale nazionale che abbiamo siglato sancisce che tutti coloro che apriranno dei corner all'interno, per il 50% dei livelli occupazionali, dovranno pescare dalla lista dei cosiddetti esclusi, cioè tra coloro che dei 41 dipendenti non sono stati assunti da Cosmo. Ovviamente per poter utilizzare questi spazi per dei partners, Cosmo aveva bisogno di un ampliamento delle licenze, quindi appunto su questo abbiamo attivato il Comune. E noi vorremmo appunto fare un incontro di monitoraggio per capire, perché ovviamente questo è un percorso importante che però non vogliamo subire, ma vogliamo governare, seguire insieme all'azienda e all'amministrazione comunale. Perché tra l'altro qui non c'era, come per Ilva, un accordo di programma precedente, quindi in realtà non erano neanche tenuti ad assumere i dipendenti ex Mercatone 1. Come funziona? Quello che purtroppo io ho sempre detto ai lavoratori: siamo una Ilva senza accordo territoriale sul perimetro occupazionale. L'articolo 2112, essendo che insomma tutela, no, i
dipendenti, proprio nei passaggi di rami d'azienda, in questo caso non interviene su un'acquisizione quando si acquisisce da un'amministrazione straordinaria. Quindi si è proprio dovuta aprire una trattativa per ampliare i numeri, ampliare gli orari, ampliare le tutele, una vera e propria trattativa. La differenza appunto è con l'ILVA, che su ILVA, che tra l'altro insomma una vicenda che si è svolta parallelamente a quella di Mercatone, su ILVA c'era appunto un accordo territoriale rispetto al mantenimento dei posti di lavoro, su Mercatone quest'accordo non c'era. Ci sono stati dei problemi anche per quanto riguarda il TFR, è così? E il TFR è una partita abbastanza complicata. Allora, c'è un pezzo di TFR che riguarda Mercatone in fallimento, quindi ante 2006, che i lavoratori dovrebbero recuperare dal fondo di garanzia INPS. Cos'è successo? Che il 14 giugno l'INPS a livello nazionale ha emanato una circolare, circolare in cui dava l'ok alla liquidazione, quindi dava l'ok alle INPS territoriali, alla liquidazione del TFR ante 2006. Purtroppo qualcosa non ha funzionato nel meccanismo, nel senso che pur a fronte di una circolare dell'INPS nazionale, non tutte le INPS territoriali si stanno comportando nello stesso modo. Questo secondo noi è veramente una cosa a dir poco paradossale. Quindi qualcuno paga, qualcuno no? Esattamente, qualche territorio paga, qualche territorio no. Per quello che riguarda Genova, perché sicuramente ci interessa, al momento abbiamo avuto un rifiuto comunque a un lavoratore che ha fatto la pratica in maniera autonoma, quindi attraverso il sito, e la scorsa settimana ha avuto praticamente un diniego. Tra l'altro la cosa veramente che ci lascia così sbigottiti è che l'INPS di Genova pare, per quello che ha riferito ovviamente questo lavoratore, non lo possiamo dire che l'abbia riferito direttamente a noi, pare che l'INPS di Genova abbia detto che non era a conoscenza di questa circolare, che quindi l'acquisiva e l'avrebbe analizzata. Ora noi proprio chiediamo, no, e lo faremo anche per vie ufficiali, quindi scrivendo anche all'INPS di Genova, chiediamo che ci sia un maggiore coordinamento tra la struttura nazionale e le strutture territoriali, perché a fronte di quella circolare perlomeno si erano aperte un po' di speranze tra tutti coloro, sia assorbiti da Cosmo, ma anche e soprattutto quelli che sono rimasti fuori, rispetto a recuperare un po' di denaro, no? Che poi è denaro dei lavoratori. Quindi visto, è una partita aperta, non si sa. È una partita aperta che non sappiamo come andrà a concludersi, in una situazione in cui certamente i lavoratori comunque in cassa zero, in cassa integrazione a zero ore, percepiscono diciamo un assegno che è sicuramente relativamente basso, e quindi il fatto di recuperare almeno il TFR ante 2006, quello del fallimento, significava comunque avere una boccata di ossigeno. Quindi sarebbe giusto dire che questi dipendenti sono ancora in mezzo al guado? Quegli esclusi? Sì. Assolutamente sì. Cioè, io non li chiamerei neanche più dipendenti, sono quasi una ventina di persone, di donne, uomini, madre e padre di famiglia, che si vanno ad aggiungere le madri e i padri di famiglia di Rinascente, di Troni, cioè di tutte quelle realtà che sono state oggetto della grande crisi del commercio degli ultimi anni. Si sono persi centinaia di posti di lavoro, pensiamo a Mercatone, ma pensiamo all'area di Piccapietra, che si sta veramente lentamente spopolando. E su questo, tra l'altro, come organizzazione sindacale siamo anche un po' rammaricati, perché da parte del Comune di Genova avevamo ricevuto tanti, non chiamiamole promesse, perché quando si tratta di istituzioni io li chiamerei impegni ad aprire dei tavoli di discussione, dei tavoli per diciamo stabilire delle misure
e cercare di mettere in campo delle iniziative di attrazione verso Genova da parte dell'imprenditoria, del settore del commercio, del retail, ma di fatto non è accaduto nulla. Il risultato attualmente, che ogni tanto aprendo i giornali scopriamo che c'è quell'azienda che forse sarebbe interessata a insediarsi nei locali dell'ex Rinascente. Io ho detto prima una cosa: questi processi noi non li vogliamo subire, ma li vogliamo vivere, metterci le mani dentro, pur capendo che non sempre si traducono in un successo. Però rispetto agli impegni assunti vorremmo la riapertura di un tavolo col Comune di Genova, perché è il Comune di Genova che si deve occupare delle crisi del commercio di Genova, per cercare comunque di mettere in campo tutte le forze e le strategie necessarie. L'ex dipendente di Mercatone 1, che cosa si aspetta adesso per il futuro? Allora, mi aspetto che al più presto il nostro punto vendita apre e mi auguro che ci sia attenzione nei riguardi degli altri dipendenti che sono stati esclusi. Sì, perché adesso l'attenzione mediatica è tutta su Sherman, ma ricordiamo che... No, dobbiamo assolutamente ricordarci che a Genova ci sono oltre 20 persone che sono a casa.